Una proposta di legge per istituire la figura del garante regionale degli anziani anche in Regione Abruzzo, proposta che è stata presentata questa mattina dal primo firmatario, il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, affiancato dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi e Francesco Taglieri. C'è un problema serio, la popolazione invecchia maggiormente in Abruzzo e abbiamo il dovere di intervenire con questa figura del garante degli anziani, una figura, un'autorità indipendente di Regione Abruzzo che vada a tutelare a 360 gradi tutti i diritti degli anziani, diritto alla salute, diritti sociali, relazioni e soprattutto considerare l'anziano una risorsa per la trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, non come un peso di cui disfarsene. Ecco, questa figura vuole quindi tutelare i diritti. Quante volte abbiamo sentito anziani lasciati soli o anziani abbandonati all'interno di strutture sanitarie lager? Ecco, lì può intervenire prepotentemente il garante, segnalando i fatti l'autorità giudiziaria, ma prevenendo che accadano queste situazioni. Il garante interverrà per compilare delle domande, aiutare i cittadini ad accedere ai patronati, ai servizi sociali, ai servizi sanitari. È la vera figura che manca, perché anziani diventeremo tutti, problemi ce li avremo tutti, quindi che Regione Abruzzo si faccia carico di questi problemi con la figura del garante, alla quale si possono rivolgere non solo cittadini, ma anche associazioni organizzate, perché abbiamo tante associazioni a difesa degli anziani che purtroppo rimangono all'esterno delle istituzioni, e il garante può essere il vero raccordo, il punto dove queste associazioni possono andare, segnalare i fatti e risolverli. Il garante viene nominato dal Consiglio regionale a maggioranza come il garante per i detenuti e il garante per l'adolescenza e l'infanzia, dura in carico con la durata della legislatura. Con gli altri garanti abbiamo previsto una somma 2020-2021 di 30.000 euro all'anno come per il garante detenuti e l'infanzia per il pagamento di questa figura. Ci auguriamo che venga approvato all'unanimità dal Consiglio regionale.